Vai. Uno, due, tre. Sì. Ci sono. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, questo è già partito. prove tecniche di trasmissione, come si dice. Affidamento a Maria. Grazie per la vostra preghiera, anche perché in questi giorni sono stata tanto con Maria, perché ho parlato di lei. E allora ho vissuto un momento forte con lei. Ecco che noi invece oggi parliamo di Gesù, stiamo con Lui, ma prima di parlarvi di Gesù volevo dirvi una cosa che sto imparando. I rabbanim, i maestri ebrei, dicono Torah ora. La Torah è incinta. Cosa vuol dire che la Torah, i primi cinque libri della Bibbia, è incinta? Vuol dire che partorisce i lettori alla vita. Quanto per noi è valida questa parola? La parola di Dio ci partorisce davvero alla vita. La parola di Dio ci tiene in pancia e comincia a farci nascere, a farci rinascere. E allora davvero quello che ha fatto Gesù con la sua nascita è una nuova creazione. Noi siamo sempre vasi di terracotta, di argilla, un po' spaccati, ma con il suo spirito, il collante, riusciamo a ritornare ad essere uno davanti a Dio. E per essere uno sapete un cammino, e noi lo vedremo oggi nella parabola, quella che è cosiddetta la parabola del figlio prodigo, la parabola del padre misericordioso, vero? Si dà tanti nomi a questa parabola, siamo Luca al capitolo 15, e in questa parabola vedremo un cammino di un uomo che si spezza e poi ritorna uno, il cammino di unità. E guardate, oggi la Chiesa si sta sempre muovendo più verso il concetto di persona come uno. Prima nella filosofia greca l'uomo era diviso, anima e corpo, no? Allora doveva fare le cose per l'anima e le cose per il corpo. Mentre oggigiorno, grazie a Dio, si sta tornando al concetto biblico antico di uomo. Quando voi vi arrabbiate tanto, ed è un sentimento, vi viene l'ulcera, per esempio, o vi viene una malattia, sapete, sempre la rabbia, si trasforma in malattia. Quindi questo l'ha capito la medicina olistica, come si dice, cioè la medicina che vede l'uomo come un tutt'uno, che le nostre emozioni, le nostre parole, i nostri sentimenti influiscono grandemente il nostro corpo. E lo vedremo anche oggi, sapete, perché vi ho trovato una chicchetta dall'ebraico, le chicchette, come dico io, cioè i miei studi ebraici ogni volta mi aprono il cuore, perché quello che noi oggi pensiamo di scoprire in realtà tanti anni fa l'avevano già scoperto, l'avevano già capito, tanto che nei Salmi, per esempio, è detto, ricordate, cos'è l'invidia? Carie nelle ossa. L'invidia ti fa venire l'osteoporosi, diremo noi oggi. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'invidia è quel sentimento che ti mangia e quindi ti consuma, la carie è una roba che consuma, no? Ti mangia le ossa, ti mangia dentro, e l'osso è l'ossatura, è la cosa che ti porta. Se non c'hai l'osso siamo tutti molli, cadiamo a terra. Allora ecco come ritrovare e farci aiutare da Dio, perché noi abbiamo bisogno di aiuto per essere uno, non ce la facciamo da soli, per essere uno davanti a Lui. Ecco il cammino di questo uomo. Allora, l'ho intitolato La danza del perdono. Questo è il mio titolo, poi scoprirete perché.
Andiamo avanti. C'è una situazione di mormorazione che spinge Gesù a intervenire nel dialogo con i farisei e gli scribi. Dov'è Gesù? Sì, c'è sta cosa che mi continua a ballare. Faccio un po' fatica a muovere perché io continuo a muovere quando parlo. Gesù sta parlando, cioè sono gli scribi e i farisei, scusate, vi devo leggere il versetto però, che voglio proprio leggere il versetto, oggi abbiamo tempo per fare le cose con calma. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormorarono: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Ne dice una? Ne dice tre in realtà, ma adesso vediamo, sono tre ma è una. Allora, si avvicinano i pubblicani, i peccatori, Gesù parla e mangia con loro. Noi diciamo, beh, mangia, cos'è che fa di così grave? Ma mangiare insieme, nella mentalità ebraica, è condividere la stessa vita. Perché, proviamo a pensare, noi non abbiamo vita in noi, cioè se non mangiamo più di un mese poi moriamo, giusto? Allora, se tu ti nutri della stessa cosa che si nutre tuo fratello e sei lì vicino a lui, metti dentro di te la stessa vita. Capite perché è così importante mangiare insieme per gli ebrei? È così sconvolgente che Gesù mangi con i peccatori. È veramente sconvolgente. E allora lui sta condividendo la stessa vita, si sta prendendo le loro impurità, si sta contaminando. E allora Gesù racconta queste tre parabole che sono una sola, che è un cammino. Vedete, Gesù racconta parabole. Perché? Perché è un ebreo. E quindi quando insegna, insegna come i rabbi ebrei, come i maestri. Le maestre insegnano raccontando. Perché? Perché nel racconto tu non ti senti subito, per esempio, accusato. No, no. Tu ascolti un racconto, ti entri dentro il racconto, perché poi Gesù è bravo a raccontare. Entri dentro il racconto, ti lasci coinvolgere dal racconto, tanto che poi alla fine tu nel racconto, tu stesso, ti decidi per una cosa o per l'altra, perché sei entrato veramente dentro il racconto, ti sei sentito parte del racconto. La parabola ti fa prendere una decisione, però la parabola non è un comando, non devi fare questo, no, 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 no. In realtà è molto di più, sapete, ed è quello che vuole Gesù. Che la decisione la prendiamo liberamente, perché quando una decisione è presa liberamente, è presa per amore, non per imposizione, per costrizione, non per senso di colpa. No, lo stai facendo per amore. E allora è molto diversa la cosa, sapete? Molto, ma molto diversa ai suoi occhi e nelle nostre vite. E allora ecco che Gesù racconta. Allora fa il rabbi, fa il maestro, gli altri lo ascoltano. Sapete, io mi definisco sempre la cantastorie di Dio, perché quando si fa esegesi, generalmente i grandi biblisti cosa fanno? Cominciano a spezzettare il testo, raccontano poco. E invece l'Antico Testamento ha fatto dei racconti. Gesù quando insegna racconta. Allora ti possono dire, ma è poco scientifico raccontare. Bene, è lo stesso. Questo è il metodo scelto da Dio per insegnare. È
quindi lo seguiamo, perché se l'ha scelto lui, anche se non è così scientifico per tanti nostri dottori, però l'ha scelto lui. E quindi vuol dire che per i nostri cuori e le nostre menti questo è davvero nutrimento. E noi facciamo così. Ci sono due parabole gemelle all'inizio, le prime due, che sono più piccoline, sono proprio due paraboline piccole, vi ricordate quella della pecora e della donna con la dracma? C'è sempre qualcosa di perduto, questo è importante, c'è qualcosa di perduto, qualcosa di ritrovato, e c'è, e la cosa più importante di tutto in Luca, la gioia perché si è ritrovata quella cosa perduta. Allora la si cerca, anche noi se perdiamo una cosa che ci interessa davvero, la cerchiamo, poi quando la troviamo siamo contenti perché l'abbiamo trovata. Presentano l'atteggiamento di gioia e festa di un pastore e di una donna di fronte, il pastore di fronte a una pecora, la donna di fronte alla moneta, ma entrambe sono ritrovate. La terza parabola, più ampia, descrive non solo il comportamento simile di un padre di fronte a un figlio ritrovato, ma anche la sua preoccupazione di fronte all'atteggiamento opposto dell'altro figlio. Attenzione, perché questa parabola è molto complessa. Apriamo acchito leggendola. Ma non è sempre semplice. Sì, è vero, è semplice, ma bisogna stare molto attenti a certi termini. Voi sapete quello che vi devo aiutare io oggi? È entrare un attimino nel mondo di Gesù, nella sua mentalità e nella sua lingua. È vero che il Vangelo di Luca è scritto in greco, come tutto il Nuovo Testamento, però non dimentichiamoci mai che i pubblicani e i farisei erano ebrei, che Gesù era ebreo, circonciso, l'ottavo giorno, che pregava lo Shema Israele tre volte al giorno, la preghiera degli ebrei, che recitava i salmi. Lui ragionava da ebreo, quindi. Quindi per capire la sua parola dobbiamo cercare di capire il mondo di allora, la mentalità di allora. Io vi faccio sempre questo esempio: se qualcuno di noi si innamora di un uomo straniero, per esempio di un americano, ma una donna italiana si innamora di un uomo americano, bene, se tu ti innamori, più ti innamori di lui, più vuoi sapere tutto di lui. Se l'americano è nato in un altro posto, ha visto delle altre cose, parla un'altra lingua, è cresciuto con un'altra mentalità, e quindi comincia a studiare la sua lingua per cominciare a capire le sottigliezze, le sfumature si capiscono solo con la lingua madre, non nelle traduzioni. Nelle traduzioni si perde tanto, sapete, tradurre è sempre tradire. Invece nella lingua madre uno dice davvero chi è. E allora, se lo ami davvero, cominci a imparare la sua lingua, cominci a voler scoprire tutto di lui, fino al gusto del gelato che gli piace. Vero? Quando ci si innamora vuoi sapere tutto, non solo un pezzettino, ma tutto di lui. Quando ci si innamora di Gesù si vuole sapere tutto di lui. È l'amore, questo dice anche Sant'Agostino, sapete? L'amore e il conoscere ti porta, ti spinge l'amore a voler sapere tutto di lui, e più lo conosci più lo ami più lo vuoi conoscere. È una dinamica positiva che non finisce mai, perché chi conosce completamente Dio? Solo Gesù che ce lo rivela. Ma sapete, il nostro cammino è un cammino che non finisce mai. Poi disse, noi guardiamo la parabola del figlio, un tale uomo aveva due figli, il minore di loro disse al padre: padre,
dammi la spettante parte dei beni. Attenzione, perché questa traduzione la vedete che è un po' brutta, vero, in italiano? La spettante parte dei beni, ciò che mi spetta. Però è letterale dal greco. Io ho fatto una traduzione letterale, anche se brutta, perché tanto sono qua io e quindi ve la spiego tranquillamente. Egli allora spartì loro il patrimonio, tutte le sue sostanze. Dopo non molti giorni, avendo raccolto tutto, il figlio minore partì in viaggio per un paese lontano e là dissipò il suo patrimonio vivendo dissolutamente. Dissipò, ma anche divise. E il patrimonio era stato diviso. Se voi oggi avete un figlio e vi chiede la parte prima della vostra morte, sì, magari uno dice, vabbè, vedo cosa posso fare, cosa posso darti, vedo di venirti incontro. Però a quei tempi chiedere la parte prima che il padre morisse, cosa voleva dire? Ti auguro di morire. Era terribile, cioè non era una cosa tanto leggera, era terribile. Era veramente augurare la morte a un uomo. Non era nella mentalità ebraica sta cosa, era proprio lontana, perché un padre vive negli occhi dei figli, poi negli occhi dei figli dei figli, quando è anziano muore sazio di giorni, e allora i figli ereditano la sua parte. La parte, che cos'è la parte? La parte è... Israele è il popolo di Dio, no? Tutti lo sappiamo. Nella Bibbia Israele è detto anche la segulà di Dio. La segulà è quella cosa che abbiamo tutti. Tutti ce l'abbiamo, Tutti abbiamo un sacchettino di cose. Noi potremmo racchiudere in un sacchettino per fare cose piccolissime, ma per noi preziosissime, quelle cose da cui noi non ci vorremmo mai separare, mai. Magari non hanno neanche così tanto valore economico, ma hanno un valore talmente grande di amore per noi, perché ci ricordano quel giorno decisivo, speciale della nostra vita. Allora, come fai a separarti? Pensate, anche i sacerdoti, anche le suore, anche i religiosi, anche chi fa voto di povertà ha la segulà. Ce l'hanno tutti la segulà. Israele è la segulà di Dio. È la parte di Dio. Ed è quella parte che da cui lui non si può separare, perché è troppo doloroso. Allora questo ci fa entrare sempre di più nella parabola e capire il dolore lacerante di questo padre a cui è chiesto la parte, ma non è per i soldi, non è per i soldi, è perché la parte poi lo fa partire, fa andare lontano. E che cosa ne fa di questa parte? Il figlio la divide. Quello che il padre aveva fatto nel bene, accettando questo dolore, aveva diviso nel bene tra i figli. Questo padre è un padre giusto, Attenzione, perché nella Bibbia, quando i figli litigano per l'eredità, litigano nella vita, sapete, poi con l'eredità le famiglie scoppiano con l'eredità, i fratelli sono pronti coi coltelli per dividere l'eredità. Bene, quando nelle famiglie i fratelli non vanno d'accordo, nella Bibbia è sempre, ma sempre colpa dei genitori, sempre. Perché? I genitori hanno una grande responsabilità di fronte a Dio e di fronte ai figli, perché quando i genitori fanno differenze in soldi, in amore, in attenzione, creano tra i figli gelosie e quindi
Guardate che nella Bibbia è sempre data la colpa, sempre ai genitori. Anche nella storia di Giuseppe, vi ricordate Giuseppe, principe dei sogni, che i fratelli vogliono ucciderlo? Ecco, anche lì la colpa è data a Giacobbe, sempre. Ma perché Giuseppe è il figlio della donna amata, Rachele. E allora è ovvio che il padre ama di più Giuseppe di fronte agli altri e gli fa la tunica con le maniche lunghe, vi ricordate? Questa tunica bellissima, variopinta. Le maniche lunghe vuol dire che uno lavora niente. Perché i lavoratori, se uno ha le maniche lunghe, belle larghe, a andare dietro le pecore, come fai? Allora lui era il principino della casa, diremmo noi, no? Bene, questo padre invece è un padre giusto. Perché divide esattamente, ricordiamoci questa cosa, divide esattamente il suo patrimonio, non fa differenze. Il bimbo, il figlio minore, parte. E il padre cosa fa? Gli dice: no, ti prego, non partire, non lasciarmi, dopo io vado, divento sempre più vecchio, ho bisogno di te, e poi dove vai? Non c'hai dove andare, e magari vai nei pericoli. No. Il padre non parla. Attenzione tante volte ai silenzi nella Bibbia, alle cose non dette, perché anche i silenzi ti vogliono dire tanto. Il padre non parla, lo lascia. Il padre non gli dice: ma senti, ma perché mi chiedi l'eredità? Di che cosa hai bisogno? Perché? Il padre non chiede neanche il perché. Il padre lascia fare e guarda, sta a guardare, aspetta. Andiamo avanti. Questo è Tissot. Allora, ogni slide di testo, io lavoro così ormai da tanti anni, chi mi conosce, è sempre accompagnata da un quadro, una scultura del personaggio di cui si racconta. Silvia Franceschini, una mia amica storica dell'arte, mi cerca le immagini, le costruiamo conferenze assieme. E perché? Perché credo che le immagini, oggi siamo nella cultura delle immagini, fissino i concetti nelle nostre menti. Allora noi siamo circondati, sapete, da un'arte che è sacra e abbiamo perso il racconto, non capiamo neanche l'arte sacra perché abbiamo perso il racconto. E adesso l'arte sacra, l'immagine, ci aiuta davvero a fissare nella nostra mente e nel nostro cuore la storia. Nel ritorno a casa è implicita una partenza. Il ritrovamento presuppone la perdita. Qui la partenza è un atto molto più offensivo di quanto possa sembrare ad una prima lettura. Infatti, il modo con cui il figlio se ne va equivale a desiderare la morte del padre. Chiedere l'eredità quando il padre è ancora vivo nell'Oriente antico significa che il figlio vuole che suo padre muoia. Egli non solo chiede la divisione dell'eredità, ma anche il diritto di disporre della propria parte. Dopo aver alienato i suoi beni al figlio, il padre ha ancora il diritto di vivere dei proventi finché è in vita. E questo succede anche a volte nelle nostre eredità, no? Quando c'è la madre, magari morto il marito, abita nella casa, è già magari del figlio, però finché vive lei ci abita, eh? Quindi questo. Mentre qui vedete che la rottura è totale, è un rifiuto crudele, è una rottura radicale. Si parla di un drastico taglio rispetto al modo di vivere, pensare e agire che gli è stato trasmesso di generazione in generazione come un sacro retaggio. Più che di mancanza di rispetto, si tratta di un tradimento dei valori gelosamente custoditi dalla famiglia e dalla comunità. Noi diciamo: ma è un'azione, chiede la parte, se ne va via, che cosa ha a che fare con le cose del sacro?
la famiglia che trasmette i valori religiosi, le tradizioni. Questa è una rottura radicale, che dice anche rottura con la famiglia, ma rottura con quello che la famiglia ti ha trasmesso di Dio. Il paese lontano è il modo in cui non viene tenuto in nessun conto tutto quello che a casa è considerato sacro. Oltre al fatto fisico del partire, all'evento storico legato al tempo e al luogo, c'è un andar via che è spirituale. Me ne vado da Dio. Perché? Perché è il mio nemico. Perché mi tiene lì? Perché quante volte a noi cattolici oggi viene detto, ma il vostro Dio è un Dio che vi limita. Voi non siete mica liberi, Noi sì, senza Dio che siamo liberi. Il vostro Dio vi mette dei paletti, ci sono tante cose che non potete fare. Che libertà è la vostra? È interessante, Che libertà è la vostra? Oggi sapete, il concetto di libertà è un concetto di libertà strano per il popolo di Israele. Non lo capirebbe mai il nostro concetto di libertà, perché è troppo lontano Israele come mentalità dal nostro concetto personale di libertà. In Israele il popolo è libero quando serve Dio. Pensate, questa è la libertà di Israele. Liberati dalla schiavitù, vi ricordate l'Esodo? Liberati per che cosa? Per il servizio. Allora è un popolo libero. Cioè, noi dirlo oggi, noi non lo capiamo. Loro non capirebbero che cosa intendiamo noi per libertà, perché è un concetto talmente lontano, ma talmente lontano. L'uomo è libero quando vive con Dio. Questo per loro è l'uomo libero. È la negazione della realtà spirituale che appartengo a Dio in ogni parte del mio essere, che Dio mi tiene al sicuro in un abbraccio eterno e che sono nascosto alla sua ombra. Andarsene da casa è come partire per cercare una casa. In ogni parte del mio essere. Adesso vi faccio ridere. Perché per noi Dio, generalmente, voi siete bravi perché voi pregate, vi riunite, quindi insomma c'è del tempo anche nella vostra vita che è dedicato a Dio. Generalmente all'esterno il tempo di Dio, il tempo per Dio è quello quando si tinta il cartellino e si va a messa la domenica, vero? Punto, è quello lì. Pensate che per gli ebrei, alla mattina, quando vanno in bagno, c'è una benedizione, ringraziano Dio, perché anche oggi sono andato in bagno. Noi ci viene da ridere perché ciao, senti, ma anche quello. Tutto del tuo essere, della tua vita, delle tue azioni, tutto è abitato da Dio. Tutto. Noi continuiamo a escludere Dio, lo buttiamo fuori. Qui non c'entra, qui Dio non c'entra, qui Dio non c'entra, qui Dio non c'entra. Noi continuiamo a fare questa operazione, vero? Invece... tutto, ma veramente tutto. In Israele è posto davanti a Dio e c'è una benedizione per qualsiasi cosa, per mangiare, per il sonno, addirittura quando i coniugi si uniscono nell'amore, c'è un tempo e c'è una benedizione. Tutto, ma proprio tutto. Persino quando sei arrabbiato, devi dire un salmo in pregatorio. Sapete quei salmi che nella Chiesa per un certo periodo non sono stati più capiti e noi cattolici abbiamo detto, ma quelli non siamo mica noi, Ma come facciamo a dire noi che siamo buoni? Senti Dio, metterlo in preghiera, Signore, che quello lì, che è il mio nemico, sia scaraventato contro la roccia, che perisca, ma non solo, che le sue unghie gli vengano sollevate, che i suoi figli vengano lacerati. Allora vediamo tutte immagini di sangue. Noi diciamo no, noi cattolici siamo buoni. Questo qui è preghiera di gente cattiva, vero? Come si fa a pregare con quelle robe lì di violenza?
così crude queste immagini. Poi oggigiorno, grazie a Dio, le abbiamo rimesse nel salterio, queste salme. Cioè, non sono mai state toglie dal salterio, ma nel senso che non si pregavano più. Chi di voi non si è mai arrabbiato nella vita? Tutti ci siamo arrabbiati, anche se siamo cattolici, buoni del movimento che preghiamo, ma tutti ci siamo arrabbiati. È umano arrabbiarsi. Tutti abbiamo subito almeno una ingiustizia, tutti, almeno una, e lo sappiamo. Bene, invece di arrabbiarci con nostro marito, con nostra moglie dell'ingiustizia subita, dire un salmo imprecatorio fa benissimo. Primo, perché non ti viene l'ulcera e ti fa proprio bene, perché tu dici tutto, la tua arrabbiatura la dici però a chi? A Dio. E gli consigli come fare giustizia. Dici: senti Dio, fai giustizia così, massacralo quello lì, mi ha fatto del male, quindi tu Dio massacralo. Bene, tu gli consigli come fare giustizia, lui la fa, ma a modo suo però, ok? E quindi tu, dicendolo a lui, tu cosa fai? Rinunci a farti vendetta da solo, perché gliel'hai consigliato, Dio gli ha già detto come deve fare. Quindi tu, con tutte queste cose, no, che sei arrabbiato, butti fuori la tua arrabbiatura in preghiera davanti a Dio, gli dici: tu Dio massacralo. Bene, Dio ci pensa lui, tu non ci pensi più. Ci liberiamo del pensiero negativo che ci fa male. Ci fa molto bene, quindi, dire, io ve lo consiglio, io lo faccio ogni tanto quando mi arrabbio, prendo il salmo imprecatorio e dico tutta una serie di maledizioni contro qui, ma le dico a Dio, poi ci pensa lui, sapete, a modo suo. E adesso vediamo come Dio fa giustizia in questa parabola. Gesù ci dice proprio come Dio fa giustizia. Ecco qua, vedete che brutta quella lì a destra? Questo è Jean Sanders MSN, il figlio al prodigo nel paese straniero. Questo è lui, è lì che sta un po', si sta avvinghiando con le donne, ce ne sono di belle, avvenenti, ma anche di brutte. Questo qua è intelligente, perché dice che il peccato ti rende brutto. Che cos'è la trasfigurazione di Gesù? Make up dello spirito. La preghiera. Voi provate a guardare, io vengo adesso da Perugia. In una piccola pausa del mio lavoro estenuante in questi giorni, sono andata in un convento di clausura. Grazie a Dio, adesso forse riceverò anche questo regalo, di predicare in clausura, non l'ho mai fatto. Ho conosciuto una suora lì di clausura. Voi provate a dire l'età che hanno le suore di clausura. C'hanno sempre di quelle pelli, no? Trasparenti. Questa qua c'era due occhi luminosi. Eravamo lì, io e la mia amica, incantate, perché la preghiera ti fa diventare la pelle bella. Quelle non si tirano, non fa mica tanti lifting. Eppure, mamma che pelle, cioè, eravamo incantate dalla trasparenza di quella pelle, e non aveva 20 anni, vi assicuro. Non so quanti anni avesse, ma che bella. E allora ecco il make up dello spirito, ed ecco come certi pittori hanno veramente delle intuizioni spirituali, come dipingono la bruttezza del peccato. Ma lì va brutta, cioè ci dà la sensazione brutta. Bene, andiamo avanti. Il figlio minore parte pensando di risolvere i propri problemi. Tante volte si parte pensando di risolvere i propri problemi e non si risolvono. Però si dice: parto, mi allontano e risolvo tutto. Ma se il problema sei tu, anche se vai lontano, il problema ti rimane, perché sei tu. Quindi puoi andare dove vuoi, puoi andare in Africa, in Brasile, in Australia, puoi andare dove vuoi, se il problema è dentro di te, e il problema non si risolve. Il problema ti segue, perché sei tu
che non hai risolto il problema dentro di te. E il figlio minore non aveva risolto il problema dentro di sé con Dio. Non accettare il padre, guardate che è l'immagine che dice che lui non accettava Dio. E allora adesso che va via per questa pretesa di libertà, di risoluzione dei problemi, perché si sentiva costretto, adesso vado a respirare un po' d'aria, vediamo cosa succede. Sceglie la propria vita senza alcun riferimento alla sorgente, così finisce per vivere la carestia. Questo percorso rinvia all'esilio, il modo in cui il popolo parte per andare lontano da Dio. E voi fateci caso, che tutte le volte che c'è una carestia nella Bibbia, c'è una carestia e il popolo si muove, parte, perché c'è una carestia. Ma quando la carestia c'è lontano da Dio, cos'è la parola di Dio? È il pane. E allora non c'è più pane. Perché? Perché sei lontano da Dio. Manca il pane. L'esilio di Israele a Babilonia è il momento della crisi ed è il momento topico, strutturale della crisi di Israele, ma è il momento della crisi prima o poi, io non ve la sto augurando ma capita a tutti, della crisi di ogni persona. Perché? Cosa manca a Israele in esilio? La terra? Non c'è più la terra, non c'è più il re e non c'è più il tempio. Bene, a un certo punto della vita a tutti crollano tutte le certezze. Sono le certezze, sapete, sono le sicurezze, sono tutti i paletti che ti sei costruito. C'è il crollo, c'è la nudità totale dell'uomo davanti a Dio. Prima o poi succede per tutti. Prima o poi succede a tutti. E allora lì sei nudo, nudo davanti a Dio. Ecco che il ritorno, noi diciamo la conversione, gli ebrei dicono ritorno. Che cos'è il ritorno? Tu vai lontano da casa e cammini in un senso, ti volti, torni a casa, torni fisicamente, perché per loro è sempre tutto fisico, non è solo mentale come per noi, no, è fisico. Torni a casa, torni da Dio. Ecco la conversione. Tornare a casa, andare a casa. Dove vai? In giro. La casa, la sorgente, l'amore. Ora, no, scusate, la conversione non può essere vissuta se non nel ritorno dall'esilio, il ritorno al centro. Ritroviamo l'appello ricevuto da Abramo. Cosa dice Dio ad Abramo? Lech lecha, parti vai. Ma gli dice solo parti vai? Si potrebbe anche tradurre meglio: parti per te, parti perché ti conviene, parti a tuo vantaggio. Quello di Abramo è il ritorno, il suo viaggio degli esuli da Babilonia. Torna a casa. La casa è Canaan, è la terra promessa. Torna a casa, lì c'è Dio che ti aspetta. Ora, avendo egli dilapidato tutte le cose, ci fu una carestia forte in quella regione ed egli cominciò ad essere nell'indigenza, a rimanere indietro, vedete, si può tradurre anche ad essere privo. Bello, perché nel Magnificat noi diciamo i ricchi rimandi a mani vuote, vero? Nel grande ribaltamento, in realtà nella traduzione greca i ricchi li rimandi vuoti, è molto più forte il greco, non solo mani vuote, vuoti,
senza niente. E allora lui ha dilapidato, diviso, separato tutte le sue sostanze, in più viene la carestia, quindi penuria totale. Questo per dire non c'è più niente, la vuotezza totale, la mancanza. Ed essendo andato, si attaccò a uno dei cittadini di quella regione. Intanto è andato, si muove ancora, ma adesso non sa dove sbattere la testa. È interessante perché questo verbo, attaccarsi, unirsi, incollarsi, è un verbo usato per Dio nell'Antico Testamento. Cioè, l'uomo nel cammino di fede a un certo punto, quando davvero cammina con Dio, si attacca a Dio. Come si attacca? Più cammina con Dio, si attacca a Dio come un vestito assolutamente attillato che ti sta così aderente addosso che Paolo arriva a dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Perché si è attaccato, ha aderito completamente come una seconda pelle. Lui si attacca ad uno di quei nomi di quella regione. Vedete che c'è sotto tutto un discorso idolatrico. È andato via dal padre che gli dava amore, cibo, tutto. Adesso si attacca, si è staccato dal padre, si attacca, è un'idolatria. Si attacca a un uomo, ma guardate che le nostre idolatrie sono... Non è il dio Baal oggi, eh? Ci sono Baal, Astarte nell'Antico Testamento, le idolatrie che i profeti continuano a dire: stai attento a non andare dagli altri dei. Che altre divinità ci sono oggi? Anche noi pecchiamo di idolatria, sì, anche noi. Il lavoro, l'estetica. Quanto sacrifichiamo di noi stessi? Guardate che c'è gente che muore per interventi chirurgici di estetica, muoiono. Non lo dicono tanto in giro, sapete, perché hanno paura che dopo perdono i soldi. Però c'è gente che muore davvero. Per lipoassunzioni, per un po' di ciceta, lascia la vita. Invece di mangiare un po' meno. Auschwitz, io dico sempre, non c'è problema di grasso. Quindi, attenzione, anche noi oggi ci attacchiamo a un altro Signore. Tante volte. L'importante è fare il cammino, perlomeno rendersene un po' conto. A chi ti stai attaccando adesso, in questo momento? Aspetta. E lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Certo. Dove ti manda quello a cui tu ti sei attaccato che non è tuo padre? I porci, sapete, nel mondo di Israele sono considerati gli animali impuri. Quindi abbiamo sempre a che fare con la sfera del sacro. Ti manda nell'impurità. Poi i porci, cioè, erano veramente considerati. Loro, sapete, che non mangiano neanche oggi, lo mangiano prosciutto. Noi, grazie a Dio, mangiamo prosciutto perché è buono. Loro invece, siccome viene da un animale impuro, non si mangia, perché ti contamini l'impurità. Quindi questo suo nuovo signore lo manda dai porci e bramava di riempirsi la pancia perché c'aveva fame dalle carrube che mangiavano i porci e nessuno gliele dava, brava, le ghiande. E lui voleva, e c'aveva talmente tanta fame che voleva mangiare quello che mangiava i maiali. Attenzione, perché siamo qua nella sfera del sacro. Se tu mangi quello che mangia l'animale impuro, diventi come l'animale impuro. È tutta una questione di cibo, vedete quanto cibo ritorna. Allora lui voleva mangiare persino quello perché c'era una fame da lupo, ma non gli davano neanche quello. Che cosa ti dà il tuo Dio, nel senso quella D minuscola? Che cosa ti dà? Neanche il mangiare impuro, neanche quello.
questo è un altro quadro di Lafonde, lui ancora che si sta divertendo, ma dura poco sto divertimento. I due figli seguono percorsi diversi, poi guarderemo il secondo, ma in comune hanno il fatto di non conoscere veramente, questo ce lo dobbiamo ricordare, il padre, né quello più piccolo né quello più grande. Tutti e due non conoscono il padre, sapete? No? Tutti e due non lo conoscono, e di non averlo realmente incontrato. L'uno è sicuro di sapere ciò che vuole, partire, stabilirsi altrove, l'altro ha la certezza di essere sulla buona strada, il dovere. Il dovere e il merito. Io sono qua, ti servo, faccio tutto quello esattamente che tu mi dici, quindi mi merito. Tutti e due hanno perduto la vita del loro cuore. L'uno dimenticata, l'altro irrigidita. Sono come due ciechi che camminando di notte finiranno per cadere l'uno nel disordine, l'altro nell'eccesso d'ordine. Attenzione, perché i due estremi sono sempre pericolosi. Perché anche l'eccesso d'ordine, qui Gesù stava parlando di legalismo, portato agli eccessi, tutta una regola, ti fa perdere il cuore. Ma è la cosa più importante, la regola è il cuore. Se non c'è il cuore, cosa serve la regola? Se tu fai le cose senza cuore. Nel silenzio dell'esilio, il figlio minore ascolta, si lascia istruire, così scopre il tesoro. Per la prima volta prende coscienza di un amore sicuro, stabile e solido. Il figlio minore può vedere se stesso senza menzogna, solo, perché comincia a scoprire chi è Dio. Si tratta di una vera e propria rivelazione. Perché il figlio torna a casa? Perché ha fame. Prima di tutto torna a casa perché ha fame, perché sta male, perché se fosse stato vero, ma sta male, cioè il bisogno ci fa muovere. Quante volte si ritorna a Dio perché c'è una persona malata, perché c'è un bisogno, è il bisogno, ma diciamocelo, perché è così, perché siamo uomini, è il bisogno che ti fa tornare a Dio. Ma a un certo punto però tutti hanno bisogno. È perché sa che sarà in ogni modo accolto, non fosse altro che come garzone, che può intraprendere la rilettura della propria storia. In quel momento, illuminato dall'interno, può dire: ho peccato, c'ha fame e da solo sta in silenzio. E guardate che la solitudine non è sempre negativa, anzi, in certi momenti è assolutamente necessaria per guardare dentro di te. Perché quante volte le parole non ti fanno ascoltare la parola? La solitudine è necessaria per ascoltare la parola. Allora ti guardi dentro, lui c'ha fame, ma in più adesso sta rileggendo, sta ripensando, è solo. Sta ripensando a suo padre, alla sua casa. Pensa, magari, anche, sono sicuro, anche come garzone, io vado da mio papà adesso e gli dico: assumimi, pagami come un tuo garzone. Io qui sono qua coi porci. Vuoi che mio padre, come garzone, come aiutante, non mi assuma? Comunque starò meglio. Anche come garzone, comunque starò meglio. Allora è la solitudine e il bisogno che ti interpella, che ti fa rileggere la tua storia. Come stavo prima? Perché non tornare?
E allora si decide. Questo è un bellissimo quadro, vedete? De Johannes, il figlio prodigo. E è a Washington e qui si vede tutta la sua solitudine. Anche questo è un grande pittore, vero? È l'uomo che guarda come se guardasse dentro di sé, circondato solo dai maiali della terra, del deserto. Lui che ripensa, rilegge la sua storia. Ora, lo sguardo è mutato, può accettare ciò che è e che ha vissuto e cambia direzione, si incammina verso suo padre e fa teshuva. La teshuva è quella che noi in italiano diciamo conversione, ma è il ritorno, torna a casa. Il ritorno, che è il vero pentimento, non si immobilizza nella sventura, nel vittimismo, né in uno sterile senso di colpa. È il tempo della determinazione, della scelta. Guardate che per tornare ci vuole forza. È più facile tante volte piangersi addosso. Ah, io guarda che sfortunata, mi è successo tutto questo. E stare seduti. Non muoversi. Per tornare ci vuole la forza, che non hai tu. Dobbiamo essere aiutati anche nel ritorno. Bisogna dircelo. È Dio che ci aiuta a tornare. La forza la possiamo prendere solo da Lui. Ritrova il movimento della vita, parte così com'è, nello stato in cui si trova, è sporco, lerce, è stato con maiali, puzza, ma parte, non è che dice aspetta che mi lavo, mi sistemo, trovo una sistemazione, no, parte lercio com'è. È pronto ad accettare questo ritorno senza gloria, perché ora è libero, illuminato dalla parola ritrovata nel profondo di sé. Tuttavia è solo all'inizio del suo cammino. Ancora non conosce veramente il Padre ed inizia a vivere un'esperienza sconvolgente che supera abbondantemente quello che poteva immaginare. Abbondantemente. Lercio torna a casa, si immagina una cosa di suo papà, ma ne succede un'altra. Quindi è solo all'inizio del cammino. Poi, essendo, guardate che bella il Vangelo, essendo tornato in se stesso. Che cos'è il peccato? Gli ebrei hanno una bella immagine, che mi piace tanto. Chata, peccare, vuol dire, voi state giocando a freccette, immaginatevi che state giocando a freccette, mirate il bersaglio, lo sbagliate. Il peccato è illusione ottica. Tu pensi che quella cosa lì ti faccia felice? Ti sbagli. Il peccato è zona vuota, falsa. Ti stai immaginando quello che non c'è. Lui si è immaginato quello che non c'era. Ecco cos'è il peccato. Ed è un uscire da sé. È un frammentarsi, uno staccarsi. E allora, essendo tornato in se stesso, era uscito da sé, vedete, non era solo uscito dal padre, era uscito da se stesso. Ritornato in se stesso, si dice, tante volte anche noi giustamente parliamo con noi stessi, è un dialogo positivo quello. Quanti salariati di mio padre abbondano di pane, io invece qui muoio per carestia. Essendomi alzato, andrò da mio padre e gli dirò. E adesso si fa il discorsino. Anche noi oggi lo facciamo. Adesso vado da quello lì e gli faccio tutto quel discorso lì. E gli dico, e si immagina lui, padre, ho peccato verso il cielo e contro di te.
Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Bellissimo, però ho peccato contro il cielo e contro di te. Come contro il cielo? Hai chiesto a tuo padre l'eredità e beh, hai fatto del male a lui. Ho capito. Che ogni azione che riguarda la tua azione con un altro uomo è sempre anche collegata con Dio. Non fai solo del male all'altro uomo, perché l'altro uomo è amato da Dio come te. E allora ho peccato contro il cielo e contro te. Dire contro il cielo per gli ebrei era dire contro Dio, è la stessa cosa. E contro di te. E lui si dà già la ricettina pronta per il suo papà. E dice, trattami come uno dei tuoi salariati. Giustamente, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, ne ho combinate troppe. Quindi si rilegge e si fa il discorsino pronto per il papà. Questo è spettacolare, questa scultura, vero? Rodin. Guardate questo grido, esce, vero? Dalla materia. È il grido di chi prega. Sapete che il grido nella scrittura è parole inarticolate e sono la prima forma di preghiera. Gridare a Dio, anche se gridi qualsiasi cosa, è pregare. Lui sta gridando tutta la sua sofferenza. E Dio, quando sente il grido, ascolta. È ancora lontano quando il padre gli corre incontro, gli si getta addosso, lo bacia. È in quel momento che l'incontro farà di lui un figlio. Perché lui giustamente ha detto, guarda, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, quindi non si è più messo nella condizione di figlio. Con la guancia appoggiata come un neonato nel seno materno, egli finisce di nascere. Fa l'esperienza dell'accoglienza incondizionata, del perdono nella luce della Pasqua. È vivo, davvero è vivo adesso, solo tra le braccia del Padre. È e si sente vivo. Ed essendosi alzato venne da suo padre. Vi ricordate che c'era sempre prima il verbo alzarsi? Anche prima pensavano, e c'è scritto ed essendosi alzato, adesso qua ed essendosi alzato. Quando è molto importante questo verbo, il verbo cum in ebraico, se tu hai un problema e sei chiuso nel tuo problema e Dio non c'è, tu non riesci a alzarti. Perché l'alzarsi è il verbo della risurrezione. È lo stesso verbo tradotto, è il verbo della risurrezione. Alzarsi, la forza di rialzarsi da un peccato molto pesante, da un dolore molto forte, non ce l'hai tu. La forza te la dà Dio. Nel momento in cui lui ha gridato a Dio, gli ha detto, parlando dentro di sé, ho peccato, con quella parolina lì, contro il cielo e contro mio padre, con quella parola lui è già stato perdonato. E il perdono attivo di Dio, reso attivo dall'uomo, ecco la libertà dell'uomo ed ecco la libertà di Dio. Se tu non dici quella parola, il perdono ti è offerto, ma è come, io dico, se vi regalassero un frullatore. Va bene, una che cucina gli regala un frullatore, è bello incartato. Se voi non aprite il pacco, non vi leggete le istruzioni e non cominciate a usare questo frullatore, voi lo tenete lì, bello chiuso in cucina, e continuate a tagliare a mano e far fatica. Ma c'è il frullatore. Perché lasci chiuso il pacco? Ecco la libertà di Dio e dell'uomo. Il pacco ti è regalato, il frullatore ti è dato, ma sei tu che devi scartarlo e farlo e usarlo
altrimenti ce l'hai lì, che non serve a niente. Ecco che cos'è il perdono di Dio. Il perdono gli è regalato, già offerto, ma nel momento in cui lui dice "Oh peccato", rende il perdono di Dio libero, gli dà la libertà per essere attivo. Chiaro? E allora adesso sì che ha la forza di alzarsi, che non è sua, ma è la forza di Dio. Ora, essendo lui ancora lontano, suo padre lo vide e si commosse, sarebbe fino alle viscere. Ah, è terribile questa cosa, guardate, in ebraico è terribile. E padre lo ama follemente. È un padre folle, non è un padre normale, questo è un padre folle d'amore. Le viscere, e qui è il termine rachamim in ebraico, noi diciamo sempre che Dio è un Dio, il nostro Dio, che Dio è un Dio misericordioso. Bene, non sappiamo cosa diciamo. È vero che Dio è misericordioso, ma non ci rendiamo conto dell'immagine che ci sta dietro. Dietro misericordia c'è un'immagine che è questa. Avete presente l'ovulo quando viene fecondato? Appena fecondato nella pancia della mamma? È delicatissimo. Se non c'è la temperatura giusta, se non c'è il luogo più accogliente possibile, cosa fa l'ovulo fecondato? Muore. E sapete che è facilissimo che muoia. Quando si dice che Dio è misericordioso, si dice che Dio ti ama così, perché se no tu muori. Allora, con questa immagine per loro di tenerezza massima nella vita, che luogo c'è più tenero di così su questa terra? Nessuno, se voi ci pensate. Questo è il luogo più tenero e delicato e accogliente, perché l'ovulo è altamente, muore facilmente. E allora, se Dio non ci ama così, noi moriamo. E lui ama così, perché Gesù sta raccontando suo padre. Gesù gli sta facendo vedere la faccia del padre in questo momento. E il padre ama così. E essendo corso, cadde sopra il collo di lui e lo baciò. Il padre è vecchietto, ma corre, e noi diciamo va piano, perché fa l'infarto, sei vecchietto? No, è l'amore che lo spinge a correre, non gliene frega niente anche se cade, infatti cade, praticamente gli si precipita addosso, lo abbraccia e lo bacia. È l'amore incontenibile che lo fa correre. Gli disse il figlio, padre, ho peccato verso il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Bene, il figlio con addosso il padre, guarda, ce l'ha proprio addosso, gli parla e gli dice la verità di se stesso, quello che lui aveva pensato. Non gli dice papà guarda avevo una fame da bestie, non avevo più da mangiare, stavo vivendo una situazione, no. E ci sono, ho peccato contro il cielo e contro di te. Bravo questo figlio comunque. Nel silenzio della desolazione del deserto si è veramente denudato nella nudità totale. Ha riconosciuto e ha guardato se stesso. E adesso dice la verità di se stesso al padre. E questo è Giorgio De Chirico, anche nell'arte contemporanea, sapete. Sembrano quasi due manichini, vero? Si stanno abbracciando in un modo strano, provate a guardare, sembra una danza, vero quella? Perché lo tiene quasi così, c'è la mano, sembrano quasi due danzatori. Non deve far altro che aprire il suo cuore alla festa,
ricevere le insegne del figlio, la veste riservata agli ospiti d'onore, l'anello che è il segno del sigillo di famiglia, i calzari, segno dell'uomo libero. Infatti lo schiavo cammina a piedi nudi, non c'ha i soldi per comprarsi le scarpe. Poi disse il padre ai suoi schiavi: presto, portate la veste, quella migliore, e rivestitelo, e date l'anello nella sua mano, e sandali ai piedi, e portate il vitello, quello ingrassato, uccidetelo, e mangiando facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto, morto, ed è tornato in vita, era perduto, ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Cos'è l'anello? Pensiamo un attimo. No, perché vi torna a casa un figlio che ha mangiato tutta la parte dell'eredità, e voi cosa fate? Questo padre cosa fa? Gli dà la carta di credito. L'anello, allora, era come la carta di credito oggi. E noi diciamo: ma scusa, ma sei fuori? Cioè, ti è tornato a casa, aspetta un attimo a vedere come si comporta, perlomeno se quello che dice e fa, gli ridai tutti i soldi così. Un attimo, non sei razionale. No, questo padre non è proprio razionale per niente. È folle, è folle. Gli ridà in mano il patrimonio da gestire un'altra volta. Ma come? Te l'ha mangiato con le prostitute? No, perché mettiamoci anche nei panni del figlio maggiore, che adesso vediamo il figlio maggiore, che razionalmente c'ha pure ragione. E tu gli dai in mano la carta di credito? Ma stiamo scherzando? Ecco che la vestizione, era sporco, lercio, così vestito, con l'abito più bello, guercino, ok? Esposto. Il figlio maggiore esprime vivamente la sua rivolta al padre. Il suo problema fondamentale è il credersi senza peccato, si crede giusto, e di conseguenza ha un cuore da giustiziere, però era anche razionale. Cioè, attenzione, perché lo faremo anche noi. Ma padre, aspetta solo un attimo, perlomeno, quello glielo diremo anche noi, prima di dargli la carta di credito. Aspetta, vediamo un attimo come si comporta appena tornato a casa. Dopo magari, dopo magari gliela ridai, ma non adesso. Solo un avvenimento scioccante poteva rivelare la sua piaga nascosta. È pieno di sé, inganna se stesso, incapace di rimettersi in questione, così resta fuori, solo e senza gioia, lontano dalla relazione e dalla festa. Adesso vediamo il dialogo, poi nel testo, che il padre farà con il figlio maggiore. Perché il padre ama tutti e due i figli. Tutti e due i figli, non solo uno. Era stato giusto nella divisione dei soldi, ed ora vedremo che è anche giusto nella relazione con i figli. Si comporta in modo diverso, ma ci va adesso dal figlio maggiore a parlargli. Certo, cerca di spiegargli le cose. Che cos'è la festa? La festa è condividere insieme. Ma il figlio maggiore non vuole andare alla festa. Perché andare alla festa di questo, appena tornato, che il papà gli ha ridato di nuovo la carta di credito? No, no. È razionale stare un attimo fermi, poi gli girano anche. Gli girano. La sua sofferenza e la sua collera sono reazioni normali, ma deve anche domandarsi che cosa tutto questo significhi per lui. Perché questa collera contro il padre? Perché questo rifiuto definitivo del fratello, perché lui non vuole più il fratello? Contrariamente al fratello minore, egli si irrigidisce davanti alla difficoltà.
presenta un'apparenza di perfezione che nasconde una paura di vivere. Lui era sempre stato in casa, il figlio quello buono, quello che aveva è sempre lavorato col padre, che l'aveva sempre servito, che quello è il figlio che non ti dà problemi, però non è pronto a mettersi in discussione, però non conosce veramente il padre, però non c'è amore, non è creativo, non vuole correre rischi e si intuisce che non è felice in quello che vive. Mormora interiormente, è cieco e crede di vedere, la sua è una falsa sottomissione, un'incapacità di ricevere i doni del padre. Quando predico ai preti e alle suore, io dico sempre: loro sono eletti, prescelti, e c'è un dono, c'è un dono speciale per ognuno di noi, ma va accolto, ma va condiviso. C'è un'invidia, sapete, che non è solo delle cose, ma c'è un'invidia che tante volte è anche un'invidia spirituale. Di questo noi non ne parliamo mai, ma è un problema grosso. Perché proprio quello lì che ha fatto una vita così c'ha quel dono di Dio? Io ho pregato, guarda, sono stata brava, non ho peccato, non ho ucciso, non ho commesso adulterio, non ho fatto niente di tutto questo, perché quello lì c'ha quel dono lì? Quante volte c'è, vi assicuro che c'è, ormai c'è esperienza, c'è, quello lì non se lo merita quel dono lì. Guarda che siamo dentro la parabola, siamo dentro e fuori, ma siamo sempre lì. L'invidia spirituale è uno dei grossi problemi della Chiesa oggi. Il dono del fratello va condiviso, non va massacrato, va condiviso. Guardate Padre Pio, guardate i nostri santi, guardate quanti massacri che hanno ricevuto, poveretti. Perché? Perché avevano dei doni speciali, solo per questo. Perché? Per l'invidia spirituale, solo per questo. Allora tu non sai e non lo saprai mai perché Dio ha scelto quello lì, non lo saprai mai, perché sta nei misteri di Dio. Però l'accettare il dono dell'altro e ricevere l'altro come dono, con il suo dono, ti fa vivere meglio. Miseria, entriamo in una dinamica positiva invece che negativa, ne godiamo anche noi, perché il dono non è mai dato per essere solo queste persone che hanno dei doni speciali, non sono dati solo per loro, sono dati per essere condivisi. E allora perché non goderne? Visto che quello che ce l'ha, vi assicuro, c'ha già la sua sofferenza, perché non godere insieme del suo dono? Ecco che questa parabola parla di invidia spirituale, ma l'invidia spirituale è terribile, uccide, sapete? Gesù dice che l'invidia uccide, perché l'invidia, tu la persona l'hai già uccisa dentro di te, è uccidere qualcuno. E allora le mormorazioni, parlare male di questa persona, perché quando la si invidia, allora cosa devi fare? Per esempio, dei sacerdoti, oggi no, anche Padre Pio, sapete cosa gli hanno attribuito? Una donna, andava a letto con una donna. Per forza bisogna trovargli qualcosa, capito? Bisogna trovare qualcosa di brutto per accusare quella persona lì, perché agli occhi degli altri, così insospettisci gli altri. E noi uccidiamo e continuiamo ad uccidere e ci sentiamo giusti davanti a Dio. Ecco come questa parabola nasconde tanti segreti, va scoperta pian piano, perché in questa parabola ci siamo tutti. Rivendicazione del fratello maggiore con il padre, sempre di Tissot. Tissot l'ha rappresentata tutta la parabola, certo che
Vedete come sono vestiti da navigatori con la barca? No, sono vestiti dal 1800, non come ai tempi di Gesù. È interpretata nel suo tempo. Questo è anche interessante perché lui l'ha capito che non valeva solo per i tempi di Gesù, ma questa parabola vale per sempre. Poi suo figlio più vecchio era nel campo e quando venendo si avvicinò alla casa udì la musica e le danze. Capite perché ho recitato la danza del perdono? Udì la musica e le danze. E avendo chiamato a sé uno dei servi si informava cosa fossero queste cose. Egli allora gli disse: tuo fratello è venuto e tuo padre ha ucciso il vitello, quello ingrassato, perché lo ha riavuto sano. Allora si adirò e non voleva entrare. Ora suo padre, essendo uscito, lo pregava. Vedete, è sempre il padre che va incontro al figlio e lo prega. Lo prega di entrare. Egli rispondendo disse a suo padre: ecco, tanti anni ti servo e mai un tuo comando ho trasgredito e mai mi hai dato un capretto perché facessi festa con i miei amici. Ma quando questo tuo figlio, l'avente divorato il tuo patrimonio con prostitute, è venuto, hai ucciso per lui il vitello ingrassato. Egli allora gli disse: figlio, tu sempre sei con me e tutte le mie cose sono tue, ma bisognava, attenzione perché c'è un bisogno qua, bisognava rallegrarsi e far festa perché questo tuo fratello era morto ed è rivissuto ed era perduto ed è stato ritrovato. Questo è il bisogno di Dio. Che cosa ha bisogno Dio? Di fare festa, di gioire quando noi torniamo. Questo è il bisogno di Dio. Gesù è sconvolgente qua, perché per noi Dio non ha bisogni. Che bisogno ha Dio? Tanto lui sta bene, no? Qua Gesù ci dice che Dio ha bisogno di noi. Ed è molto forte questa cosa, se ci pensate bene. Dio ha bisogno di noi per fare festa, altrimenti non riesce a far festa. È un volto del padre assolutamente sconvolgente, vero? Non se l'aspettava il figlio minore, si è arrabbiato il figlio maggiore, si è proprio arrabbiato quello. Io sono sempre stato qua a servirti. E tu fai festa per questo qua. Ma questo è un bisogno di Dio. E allora se il figlio maggiore entra nella danza, entra nel perdono. Se non c'entra, non c'entra in niente. Resta tagliato fuori. Ma la festa la si può fare solo in compagnia. Provate a fare una festa da soli. Che festa è? Si fa festa, no? C'è un compleanno, c'è un bambino che compie gli anni della famiglia, allora tutta la famiglia, poi i nonni, gli zii si riuniscono e lì si fa festa. La festa dice la comunità, non dice la solitudine dell'uomo. E allora per far festa bisogna lasciarsi permeare dalla dinamica di Dio che ha bisogno di noi per far festa e stare insieme. Ecco la festa, Purbus il vecchio, la festa del ritorno, cibi succulenti, strumenti, musica, danze. Il padre fa festa per il figlio ritrovato, ma ama anche quello restato a casa accanto a lui e non lo lascia in preda alla sua solitudine e al suo rifiuto, ma esce per pregarlo di partecipare alla festa. La parabola rimane aperta.
perché non sappiamo la decisione che prenderà il figlio maggiore. La parabola volutamente rimane aperta. Il perdono è un atto che si situa sul piano spirituale, non può venire che da Dio ed è letteralmente una nuova creazione. Ricrea ciò che l'essere umano ha decreato. E il perdono è il ritorno alla vita. È un movimento di apertura. Il perdono ricevuto e dato è il contrario di un processo di ripiegamento su se stessi. Con esso noi veniamo liberati e liberiamo l'altro. Il perdono cambia il senso delle forze del male, riorienta le forze di distruzione verso la vita. Tutte le energie in noi che sono occupate nel detestare, nell'odiare, nell'inseguire la vendetta, diventano costruttive e feconde. E il perdono è la risposta di Dio al male del mondo. Viene da Dio, ma noi siamo chiamati a parteciparvi, perché siamo noi che permettiamo al perdono di Dio di incarnarsi, di portare frutto. Ogni perdono dato o ricevuto è una Pasqua, un passaggio dalla morte alla vita. E nella mistica ebraica ho trovato una cosa che per me è stata sconvolgente, sapete, perché io avevo letto questa parabola e avevo visto nella danza il perdono. Perché chi partecipa alla danza può partecipare se ha perdonato, altrimenti se ne sta fuori dalla festa. E quando ho scoperto questo, ho scoperto che nella mistica ebraica c'è anche un gioco di termini. Loro c'erano arrivati tanto tempo prima. Nella mistica ebraica la danza è l'espressione più elevata del corpo. Makol, danza, ha un suono simile alla parola makalà, malattia, e a mekilà, perdono, a kemlà, compassione. La malattia è provocata dall'incapacità di perdonare noi stessi, gli altri, e di danzare. Avete capito e sentito i suoni? La malattia viene dal non perdono e quindi dall'incapacità di danzare. E questo è Rembrandt. Che cos'è questo? No, secondo me è sbagliato, scusa, non è Rembrandt questo. No, non hai sbagliato, ho sbagliato la Silvia. Questo non è Rembrandt. Questo è Coder, questo lo so io, è Coder. Perché? Perché Rembrandt è un altro, lo vediamo dopo. Coder è un pittore contemporaneo, è contemporaneo, vive ai nostri tempi. E al padre, vedete sopra cosa gli mette il padre? È la tipica veste, è il tipico scialle, il mantello che gli ebrei si mettono quando pregano, glielo mette in testa, quindi è vestito proprio come un ebreo il papà. C'è il figlio, vedete, con la bottiglia nella sacca, tutto malconcio, e quello maggiore che sta dietro. Bellissimo questo quadro, vero? Quello maggiore che è invidioso dell'abbraccio del padre con il figlio minore. Se sbagliate, se viene scritto Rembrandt anche qua. Il canto è parola che scorre, in ebraico shir, canto, significa anche disperdere, far cadere. Il motivo per cui il canto liturgico veniva praticato sin dai tempi più antichi era di ottenere una purificazione impiegando la voce come agente santificante, strumento di eliminazione delle impurità. È una roba di mistica ebraica. Il canto ti purifica, però capirlo per voi è molto bene. Voi che cantate tanto,
Cantare non è pregare solo due volte, come diceva uno dei nostri padri, ma anche anticamente il canto era proprio purificazione del corpo. È bellissimo, ti toglie le bucce di male. Questo adesso andiamo avanti perché l'abbiamo già letto questo qua. Questo era Ebra. Allora, attenzione al quadro. Adesso guardiamo un attimo perché Rembrandt veramente ha avuto un intuito di Dio spettacolare. E io vi consiglio, se voi avete voglia di starci un pochino su questa parabola, di leggere l'abbraccio benedicente di Rembrandt. L'abbraccio benedicente l'ha scritto Noel. Ecco, grazie. L'ha scritto, sì sì, va benissimo, si vede benissimo così. L'ha scritto Noel, che è un grande padre spirituale, e partendo da questo quadro Noè è ritornato alla parabola, ma attraverso la sua vita, poi ha riletto tutta la sua vita attraverso questo quadro. Allora, vedete le mani del padre? Vi dico solo tre dettagli, vedete che una, quella di destra è una mano di uomo e quella di sinistra è una mano di donna. Attenzione che Rembrandt, quanto ha dipinto questo quadro, era cieco. È l'ultimo quadro che ha fatto, era cieco con gli occhi, ma con l'anima ci vedeva gran bene. Si stava preparando l'incontro col padre. Questo è uno dei suoi veramente capolavori, l'ha fatto da cieco. La testa del figlio sul cuore è pelata come i neonati. Il perdono ti ridà vita nuova, come un neonato, essere generato di nuovo. I piedi sono consumati, vedete che c'è una scarpa giù, una scarpa su, perché ha camminato tanto, è tutto lacero, sporco. Dietro si vedono delle altre figure che osservano, e poi c'è il figlio maggiore che osserva, ma sta staccato, non entra nella luce. Vedete che il padre e il figlio sono nella luce, gli altri sono nel buio. Perché? Perché non sono in quell'abbraccio, se ne tengono fuori, e sono fuori nella pedana del quadro, ma sono fuori anche con il loro cuore. Ecco, solo due cose. Questo è interessante, la mano maschile e la mano femminile, perché che volto ha Dio? In ebraico esiste solo panim al plurale. Dio ha volti. Che volti ha? Infatti i salmi, sapete, però bisogna anche spiegare, perché se dici il tuo volto io cerco, Signore, nel salmo, invece se noi diciamo i tuoi volti io cerco, Signore, cioè ci suona male, no? Non siamo abituati, perché per noi Dio ha un volto solo, invece no, in ebraico non esiste il singolare, tutti abbiamo più volti, e anche Dio. Dio è padre, madre, fidanzato, sposo. Pensate al Cantico dei Cantici, pensate ai grandi mistici. San Giovanni della Croce muore in una notte di dicembre leggendo il Cantico dei Cantici. Allora Dio è anche lo sposo, è innamorato. Quindi qui Rembrandt prende già due volti di Dio, il padre e la madre, perché il padre ama sì i figli, però quell'amore viscerale che abbiamo visto prima lo prova solo la mamma, perché il figlio ce lo ha in pancia 9 mesi. Bene, questo padre prova l'amore della madre, allora è un po' padre e un po' madre. Così Gesù ci descrive Dio. Vi ho scritto solo una slide su Rembrandt perché mi sembra interessante. Opera d'olio, vabbè, queste sono delle... Rembrandt muore a 63 anni e dipinse questo quadro vicino alla morte, quando cecità fisica e lucidità interiore erano profondamente unite. Non ce n'era più.
Un dipinto può diventare una finestra misteriosa attraverso la quale si può accedere al regno di Dio. Un uomo, il padre, avvolto in un grande mantello rosso che gli conferisce rango e dignità, con tenerezza poggia le mani sulle spalle di un ragazzo scabigliato, inginocchiato ai suoi piedi. Il figlio è vestito di stracci che tradiscono la miseria che è in lui. È ricoperto da una tunica marrone chiaro che copre a malapena il corpo emaciato, dal quale è scomparsa ogni forza. Il capo è rasato. La testa è quella di un prigioniero il cui nome è stato sostituito da un numero. Le piante dei piedi raccontano la storia di un viaggio lungo e umiliante. Il piede sinistro, sfilato dal sandalo logoro, è segnato da cicatrici. Quello destro è solo in parte coperto da un sandalo. È un uomo spoglio di tutto, eccetto della spada. La pedana dove il padre abbraccia il figlio è il luogo della luce, della verità, dell'amore. Nel contesto di un abbraccio compassionevole, il fallimento dell'uomo può apparire bello, ma non ha altra bellezza se non quella che viene dalla misericordia che lo circonda. C'è stato un biblista in quest'anno che ha scritto I falliti di Dio. Ma allora come dico i falliti di Dio? Ci sono dei fallimenti, ma Dio non fallisce, vero? Sono gli uomini che hanno dei fallimenti nelle vite, ma abbracciati dalla luce di Dio, anche questi fallimenti, vedete, ricoperti dalla luce, sei bello. Dovrebbe esserci l'ultimo quadro. Ecco, e lasciamo qui. Lasciamo qui questo quadro. Per un momento vostro di meditazione, di riflessione. Un momento che io spero che voi abbiate riletto oggi questa parabola assolutamente conosciuta. Io so che voi già la conoscevate, già sapevate tutto, ma con uno sguardo più profondo. E adesso che il Signore faccia la sua, che quella parola detta risuoni nei vostri cuori. Vogliamo ringraziare Antonella per questo tempo ci ha dato per farci penetrare dentro la parola, la spiritualità ebraica che ha arricchito la parola, la comprensione della parola. Era partita proprio con l'espressione che la parola in qualche modo entra nella pancia di una donna, si fa uomo, e che ogni parola deve entrare proprio nelle viscere, nelle profondità per diventare carne. Noi la ringraziamo perché con tutti questi passaggi ci ha proprio aiutato a capire di più quanto è grande l'amore di Dio, ma anche quanto noi ci siamo allontanati, perché il lavoro che dobbiamo fare noi adesso è dentro tutta questa storia di metterci noi, io nel figlio maggiore, io nel figlio prodigo, io con i miei, e oggi nell'esame di coscienza vedremo il nostro percorso, ma capiremo quanto amore c'è il Signore, quanto ci aspetta, e faremo questa sera dopo le riconciliazioni una messa di festa, di danza, di gioia, di giubilo, che non sarà più la nostra gioia ma la gioia di Dio nella quale entriamo noi. Bene, la ringraziamo di cuore con l'altro applauso. E capisci che la parola si presenta scavare, e non arrivi mai al fondo. È sempre mai al fondo.
e c'è ancora da scavare. È sempre lui, è sempre lui. Sì, sì, da cercare. E non si può mai possedere del tutto. Però arricchite la testa, solo respiriamo un po' e prendiamo un po' di aria, va bene, se volete, chi vuole, alle 12 facciamo il nostro rosario, se uno vuole respiro, va bene. E poi il pomeriggio poi lo organizzeremo come vi diremo. Va bene, grazie. Va bene, grazie. Sarà con lui, con la sua amica. Sì, a pranzo. Quindi godremo la loro presenza ancora. Grazie, grazie. Se qualcuno vuole approfittare per parlare, per dire, grazie, grazie. È per voi.